guai a definirla trasgressiva. Ma prudermi anche più che esistere, sempre mi metti, ma eppure Nicoletta Strambelli, con il suo look mozzafiato e le sue stravaganti acconciature, ha rivoluzionato il modo di fare musica e di essere personaggio femminile. La mia piccola ribelle stava invece in casa tua, abbandonata. Le collaborazioni con i grandi autori italiani e la sua immagine da diva irraggiungibile contrastano con una personalità sempre pronta a rimettersi in gioco. Un sentimento che non muore, perché l'ultima cosa che ho. Così i suoi grandi ritorni, da Sanremo del 1984 con Per una bambola all'Exploit del 1997 con Dimmi che non vuoi morire, sono la conferma di un artista che ha sfidato tutte le barriere del tempo per trasformarsi in mito. E io verrò un giorno là. Bene, signore e signori, infatti bravo, prego. Grazie. Grazie di essere qua. Grazie a voi per la splendida presentazione, tra l'altro. E ciao a tutte queste splendide signore. E cosa poter altro dire? No, intanto se vuoi dire qualcosa sulla maratona e sulla importanza. Eh beh, certo, della l'ho donazione. Parlato anche prima, ho detto anche che nel mio sito, eccetera. Ragazzi, non è più un euro, sono due. Quindi mettiamo la mano nella taschina un attimino più profondamente e alleggeriamoci un po'. Tanto, tutto sommato. No, poi ci sono davvero, no? Se ne buttano tanti, e di messaggini. No, per carità, quindi parliamo di questo. Che ci canterai? Magari nessuno ti risponde, cioè, qui rispondo. Parti, allora. Allora, cosa canterò? Canterò il pezzo di Vasco, il pezzo che Vasco scrive per me e che visto che faceva piacere a tutti. Una canzone bellissima. Lo canto con amore e con amore per tutti. Prego. Grazie. Grazie. Thank you.
Oh,